Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Ultimamente tutti quanti parlano delle nuove funzioni di intelligenza artificiale che sono state introdotte in Adobe Photoshop e in Adobe Lightroom. Bisognerebbe pronunciarlo Adobe, così l'ho sentito chiamare da vere persone che lavorano in Adobe. Ma vabbè, facciamo finta di niente, chiamiamolo Adobe che siamo italiani. Questa nuova funzione permette di ridurre il rumore sulle fotografie, l'ho provato, funziona abbastanza bene, sui dettagli un po' più fini, insomma, non è proprio perfettissimo, però insomma, migliorerà col tempo, permette di migliorare i dettagli, quella funzione lì ho visto che sì, funziona, ma non mi sembra eccezionale, e poi anche di ingrandire le immagini, funziona discretamente bene, può tornare utile se abbiamo vecchie fotografie e magari vogliamo stamparle grandi, avevano una risoluzione bassa e noi le ingrandiamo un pochino. Pongo a questo punto a voi una domanda e poi vi do già anche la risposta. Questa nuova tecnologia migliorerà davvero le nostre fotografie? No, ovviamente no. Sono funzioni che possono tornare utili in alcuni campi, sia lavorativi che non, però di sicuro non rivoluziona niente. Perché se la vostra fotografia è bella, anche se ha un po' di rumore o tanto rumore, resterà una bella fotografia. Se la vostra fotografia fa schifo, con o senza il rumore, continuerà a fare schifo. Quindi, se avete fatto una fotografia che ha un contenuto, che ha un messaggio, che è bella intrinsecamente per quello che rappresenta, resterà comunque bella e sarà bella con o senza il rumore. Se invece avete fatto una fotografia che magari non è utile o non è bella, o comunque insomma è una fotografia di cui se ne può fare a meno, con o senza rumore continuerà a essere una fotografia di cui se ne può fare a meno. In conclusione, secondo me sono buoni strumenti, possono sicuramente tornare utili, però non sono fondamentali. Continuate a preoccuparvi della fotografia e poi per quello che riguarda la tecnica, insomma, soprattutto la tecnica in post. Io non andrei proprio ad inseguire l'ultima novità perché bisogna cercare di fare buone fotografie, poi se sono un po' sgranate, insomma, chi se ne frega. L'importante è che ci sia un messaggio, l'importante è che voi riusciate a ottenere quello che volete dalla vostra fotografia, qualsiasi sia lo scopo per cui fotografate, che può essere il semplice ricordo o la fotografia commerciale o qualsiasi altro ambito della fotografia. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.